Bene, eccoci di nuovo qua in studio. Stavolta siamo in compagnia del sindaco di Casaprota, Marcello Ratini. Buonasera, benvenuto. Buonasera a voi. Buonasera. Allora, sindaco, cosa sta succedendo a Casaprota con le vostre sorgenti? Cosa succede? C'è un qui pro quo con l'ACEA, giusto? Guardi, da circa 2 anni sono arrivati addirittura all'indecenza, direi, nel senso che noi, diciamo, captiamo l'acqua dalla nostra sorgente dal 18 giugno 1953, quindi ben 27 anni prima che ACEA derivasse le acque per gli usi idropotabili di Roma. Da 2 anni a questa parte addirittura pretendono che noi paghiamo a loro l'acqua che preleviamo dalla nostra sorgente, cioè direttamente dal flusso sorgentizio, quindi senza che ACEA ci fornisca nessuna prestazione, perché facciamo E vi sono tutto per arrivate delle conto nostro. fatture. Ci sono arrivate delle fatture, non solo, ma siccome noi abbiamo dall'80, cioè dall'anno di derivazione della sorgente, una convenzione con ACEA che vale intorno ai 160.000 euro. Praticamente loro ci stanno ricattando, nel senso che se io non firmo il contratto di fornitura idrica, loro non mi pagano le convenzioni che sono già scadute dal 2012, 2013 e anche l'anno corrente 2014. Quindi praticamente sono circa 3 anni che non pagano e per noi diciamo, quei soldi sono essenziali, nel senso che Certo, sono per la parte vita proprio del indispensabile per paese. il bilancio comunale. Chiaro. Ma quali azioni adesso avete intenzione di intraprendere Guardi, contro ACEA? adesso per fortuna, per la prima volta recentissimamente, cioè di qualche giorno fa, si è mossa la Regione chiedendo chiarimenti per la regolamentazione della materia. Finalmente direi io, perché la titolarità de delle acque, come sappiamo, è dello Stato. Dal 2001 mi pare che lo Stato ha delegato la Regione e dirò di più, dal momento che ha l'assessore all'ambiente, oltretutto l'ex sindaco di Poggio Melteto, che è reatino, io da questi mi sarei aspettato come primo interesse proprio la risoluzione del problema interferenza d'ambito delle sorgenti Capore e Peschiera, perché credo sia l'interesse primario, ma non solo per Casaprota, per l'intera provincia di Rieti. Certo, questo è vero. Bene, auspichiamo sicuramente tutti che si trovi una soluzione il prima possibile, anche perché, come dice giustamente il sindaco, è importante per il bilancio de dell'intero paese, quindi. Ma io ecco, le volevo precisare questo, nel senso che, come ho detto prima, si è superato ogni limite di decenza, nel senso che loro l'acqua, per l'acqua di Capore e Peschiera, che sono 450 milioni di metri cubi l'anno, pagano un canone allo Stato di 350 mila euro, quindi il loro costo a metro cubo dell'acqua è di 8 millesimi al metro cubo. A noi, in terza fascia, addirittura in qualche d'estate, che ne prendiamo di più, è arrivato a fatturare 1,46 euro, quindi diciamo 150 mila volte quello che loro pagano l'acqua senza che subiscano o sopportino alcun costo per il sollevamento acqua per il comune di Certo, Casaprota. questo è incredibile. Bene, questa è purtroppo la situazione a Casaprota. Io devo ringraziare e salutare il sindaco Marcello Ratini. Grazie per essere Grazie stato a qui. voi che mi avete dato questa bella opportunità per dimostrare, insomma, l'assurdità della Di niente, paradossalità. assolutamente è dovere. Bene.